Gambale che ha la maglia di Marafini, intanto perché? Perché la mia l'ho messa a lavare, che era bella sudata dopo il gol, era piena, diciamo, di... che è un ricordo prezioso. Sì, esattamente, la tengo stretta. Diciamo che sei stato bravo, anzi bravissimo, a sfruttare un regalo che ti ha fatto Riccardo Brosco. Purtroppo l'attaccante vive anche su questo, quindi è stato importante per me, soprattutto perché era la settima partita, io ancora non mi ero sbloccato, ero in un momento no, quindi spero che questo gol mi abbia un po' liberato, e quindi sono contento per aver portato questi tre punti a casa nostra. Noi abbiamo parlato con la tua agenzia l'anno scorso, anche il Pescara era interessato a te, poi sei andato ad Avellino, non come volevi la stagione, ora cosa ti aspetti da adesso in poi in maglia Pineto? Beh, sicuramente mi aspetto di raggiungere gli obiettivi di squadra prima di tutto, e poi raggiungere obiettivi personali, perché comunque ho da levarmi qualche sassolino dalla scarpa, quindi ce la metterò tutta per raggiungere questi obiettivi che mi sono prefissato. L'obiettivo di squadra è quello di tenere il Pineto nella parte sinistra della classifica? L'obiettivo del Pineto, secondo me, è, prima cosa, è pensare a salvarsi il prima possibile, poi dopo non ci poniamo limiti, siamo un gruppo giovane, quindi sognare è lecito, però non ci dobbiamo montare la testa, perché ancora il campionato è appena iniziato ed è lungo. Ti è dispiaciuto non giocare dall'inizio questo derby? Ovviamente sì, non sono ipocrita, ovvio che io voglio sempre giocare, però il gol ripaga la rabbia. L'ho accettata, il gol comunque ripaga la rabbia, ovviamente è importante per me, e quindi questo sicuramente sarà una dose di autostima e di sprint in più per questi incontri ravvicinati che ci aspettano.